Buongiorno e benvenuti in questo video. Io sono Alessia e oggi ho fatto un nuovo video. Sì, lo so, strano fare la intro così, quindi scusatemi anche il casino dietro, però vabbè, comunque niente, ho dovuto fare la intro così perché non so perché ho perso tutto quanto il filmato appunto della intro, quindi rip. Comunque il video di oggi sarà un prepariamoci insieme appunto per uscire. E nulla, vi lascio appunto al video visto che devo fare solamente l'intro. Ok raga, allora io ho fatto i capelli, me li sono un attimo legati dietro con un non so come si dice, e appunto ho fatto appena finito di farmi i capelli. Adesso vado un attimo a bagnare la mia beauty blender perché poi adesso andiamo a fare il trucco. Ok, andiamo con il primer, che appunto è il The Pore Professional Primer di Benefit. Now che abbiamo messo il primer, sinceramente io non trovo molta differenza tra metterlo e non metterlo, però vabbè. Vado a mettere giusto un po' di correttore. E adesso andiamo a sfumarlo con la Beauty Blender. Adesso andiamo di cipria, utilizzo, come correttore ho usato quello della NARS, e come cipria sto vado ad utilizzare la Unexpected Paradise Loose Powder, che è quella di Kiko. Oh mio Dio. Volevo fare un po' di baking, ma come potete vedere non è che è andato proprio benissimo. Sfumiamo bene perché generalmente mi scordo sempre di sfumare una parte, quindi rimango tipo bianca quando metto la cipria. Ok, ne metto molta, sì lo so, ma perché la mia faccia è molto grassa, cioè la mia pelle è grassa, quindi comunque se non ne metto tanta è come se non la mettessi. Vado un attimo a pettinarmi le sopracciglia perché anche questo è un passo che mi scordo sempre di fare e poi quando vedo tipo le mie sopracciglia sono un casino. Ah, scusatemi il ventilatore, ma appunto raga, uno il microfono non l'ho messo perché andavo di fretta, e poi senza il ventilatore è proprio... Ok, due secondi, vado a farmi la riga di eyeliner off camera perché appunto non riesco a farla, sono comoda con lo specchio nella mano. Eyeliner messo, oddio, perché da lì sembra che sono un sacco diverse le righe? Ok, l'ho aggiustata, l'ho fatta anche un po' più piccolina perché mi sembrava anche troppo grossa, ma ogni tanto capita che faccio un po' così. E adesso mascara. Per il mascara andrò a utilizzare due mascara, ovvero quello della L'Oreal e quello è il Better Than Sex della Too Faced. Quello della L'Oreal comunque è il Telescopic. Ok, questo è l'effetto solo con il Better Than Sex e poi ne ho messo tipo veramente poco. Adesso vediamo l'effetto con quello della L'Oreal. Ne ho messo poco perché comunque, cioè, sapevo che ne sarei andata a mettere altro quando appunto mettevo quello della L'Oreal, però guardate che ciglia. Ora vado a mettere un po' di blush, giusto perché sennò sembro bianca e quindi poi sembra che, non so, sono un vampiro. E adesso andiamo di illuminante. Vado a mettere il mio solito, che è il Cookie di Benefit, che è l'illuminante un po' più naturale che ho, nel senso il colore intendo, perché gli altri che ho sono tutti quanti colorati. E niente ragazzi, questo è il trucco, come potete vedere.
Ora metto l'outfit e metto l'outfit che avevo già usato altre volte, ovvero andrò a mettere questa magliettina qua di Terranova. In realtà l'ho usato solamente una volta per fare delle foto. E poi vado a mettere questa pantagonna, non so come chiamarla perché sono pantaloncini, ma sono, cioè tipo sono di pantaloncini ma sembrano una gonna. E poi sulla bocca vado ad utilizzare un gloss trasparente. Sto usando il gloss trasparente della Rimmel London, comunque questo qua, che ha un gusto un po' così buono, lo so, non è che mi piace tantissimo il gusto, però arrivo subito, mi vesto e poi appunto torno. Ok raga, questo è appunto il mio outfit indossato. Come avete visto, l'avrete visto già nelle foto se mi seguite su Instagram e anche in alcuni TikTok se mi seguite su TikTok. Niente. E sotto ci saranno le vanze. Eccomi qua di nuovo con la camera incasinata che vi sto chiudendo il video perché anche l'outro non so, è sparita, non si sa perché. Non so se non l'ho registrata, boh, anche se mi ricordo di averla registrata. Comunque nulla, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un commento. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere nessun video così che arriviamo subito ai 20.000. E nulla, vi mando un bacione, noi ci vediamo domani con un prossimo video qua sul canale. Ciao!